Lazio, ma che non è e fare 3,52 a Gambari per me è come se fosse la palla a casa mia. Eh? Orazio Maccarrone ci sta descrivendo la sua Santo Stefano Gambari. Stupenda. L'anno scorso l'ho fatto, purtroppo sono stato impedito in tutte e due le manche. Una mancia rotta i semiassi e una mancia la corona. Scusa, sono senza voce perché sono molto emozionato. Dopo sei mesi di problemi non ce la facevo più. Finalmente, grazie agli amici Nunzio Domino e Domenico Di Salvo e il signor Marinelli, che hanno lavorato costantemente sulla mia macchina. E bene, siamo riusciti a portare questo bel risultato. Sei iper contento? Super. Ancora hai l'adrenalina della gara addosso. Grazie Orazio. Grazie a te. Sempre E2 SS classe 1006 vince Maccarrone Orazio. Premia sempre il dottore Martorano. Da questa parte, signor sindaco, anche lei per la foto di gruppo. Se la posso portare una coppa a casa? Una. Quinto classificato, Maccarrone Orazio, della scuderia Vesuvio, su Eli ST09 Evo. Quarto classificato, Francesco Ferragina. Ci siete? Sempre della scuderia Vesuvio, su Osella PA21 Junior. Terzo classificato, Salvatore Castellano. Forza, un applauso. Su Osella PA30, a Catania Corse, Giovanni Cassiba, secondo classificato. Vince, dopo aver pareggiato un conto con questa gara. Stanno facendo i complimenti per chi deve salire sul podio. Il secondo è Giovanni Cassiba, vince dopo aver saltato il conto con la Gambarie, Luca Caruso. Allora, un consiglio, aspettate un attimo, Luca, vieni qua, mettiti al centro, Luca qua, Giovanni Cassiba secondo, terzo classificato Salvatore Castellano, cioè, Giovanni, vieni qua, mettiti sulla sinistra di Luca. Se vi spostate tutti quanti un po' indietro, spostatevi indietro, qualcuno si può mettere accosciato, il fotografo lavora meglio per voi. Mettetevi i giovani. Vai. Salva Alessi, dai, mettiti giù, dai. Perfetto. Questo è l'assoluto della 43esima Santo Stefano Gambarie. Un applauso ai partecipanti che stanno. Luca, la prima bottiglia la apri tu, vai. Fermi. Mi fai una foto insieme a loro prima che aprono? Vai. Giovanni è felice.